Qualcuno l'ha anche definita la protesta della mutanda perché il prodotto che, rientrando tra la merce, codici e ateco che possono essere venduti, è stata simbolicamente scelta per la protesta attuata da Federmoda di Confcommercio. Il futuro non si chiude, è lo slogan ufficiale scelto dall'Associazione per la singolare forma di protesta che oggi anche a Salerno ha aperto le vetrine di molte attività commerciali che dovrebbero stare chiuse in zona rossa ma attraverso l'escamotage di aderire ad altri codici Codici ateco come quello relativo ad articoli per bambini o biancheria intima, hanno protestato mettendo in evidenza le contraddizioni delle disposizioni che discriminano tra il tipo di merce. Noi abbiamo in maniera provocatoria, naturalmente, perché non sarà questo a risolvere i nostri problemi, aggiunto dei codici ateco. Visto che è considerato bene di prima necessità l'intimo o l'abbigliamento sportivo, abbiamo aggiunto questi codici alle nostre attività pur di riaprire, perché noi veniamo da cinque mesi di chiusura. Per la quarta stagione i magazzini sono pieni e dobbiamo naturalmente pagare i fornitori. Ma siamo stati più penalizzati nel settore moda perché noi siamo stati considerati non necessari, pur vendendo in parte le stesse cose che vengono vendute nei negozi che invece sono rimasti aperti anche in zona rossa. Lei faceva giustamente un esempio: lo stesso articolo venduto in un negozio di abbigliamento, in un negozio di, articolo, di articoli sportivi, viene trattato diversamente dalla norma. Sì, ci sono delle scarpe, ad esempio ginniche della stessa marca, che vengono venduti nei negozi di abbigliamento sportivo, tra l'altro con le palestre chiuse, che sono considerati bene di prima necessità. La stessa scarpa venduta nei nostri negozi, invece, non è considerata tale, e quindi il nostro negozio, i negozi di abbigliamento e di calzature sono considerati non essenziali. E sono stati chiusi e continuano ad essere chiusi, ma ci sono delle situazioni ormai insostenibili dal punto di vista economico e tutte le aziende ormai sono davvero al collasso, per cui c'è la necessità di riaprire, di riaprire in sicurezza, perché noi abbiamo sempre rispettato le norme e continueremo a farlo, ma abbiamo ormai la necessità di, di riaprire.